Sì, buonasera a tutte e a tutti e vi ringrazio innanzitutto di essere presenti al nostro nuovo incontro del ciclo Teoria della Decisione fra Matematica e Filosofia. Colgo l'occasione per ringraziare il Collegio Ghisrieri e Acersat che ci danno l'opportunità di organizzare questi momenti, il Philosophicum Ghisrieri e in particolare i miei colleghi che mi hanno aiutato nell'organizzazione, per cui Davide Versari, Marta Micela, Umberto Zerbinati e Federico Cantarella. In particolare, ovviamente, ringrazio il professor Marinacci per essere qui questa sera. Il professore è docente in rischio presso il Dipartimento di Scienze della Decisione dell'Università Bocconi. Si è laureato in Economia Politica presso l'Università Bocconi e dopo aver conseguito il dottorato presso la Northwestern University, ha insegnato a Toronto, Bologna e Torino prima di arrivare all'Università Milanese. E le sue maggiori aree di interesse scientifico sono l'economia teorica e la matematica applicata. Questa sera ci parlerà della teoria della decisione da una prospettiva economico-matematica, tenendo una conferenza, immagino, soprattutto a carattere metodologico. Prego, le lascio la parola. Grazie per l'invito, mi fa molto piacere. Mi spiace solo non essere fisicamente perché ovviamente ero molto curioso di vedere il collegio. Sono anche fortunato che seguo le orme del professore Gazzini, quindi ha già introdotto un po' di nozioni che ovviamente sono importanti e quindi approfitterò del fatto che mi ha in qualche modo tirato la volata. Fatemi condividere lo schermo così posso cominciare. Con i lucidi. Ecco. Allora, il titolo De Mensura Sortis, perché si rifà da dove tutto è cominciato, che è il nome di un articolo celebre di Daniel Bernoulli che ha segnato un po' l'inizio di tutta quest'area. Quindi De Mensura Sortis, la misura dell'incertezza, in qualche modo. Fatemi inquadrare prima però quest'area all'interno, appunto, io mi occupo di economia teorica, quindi affronto questo tema dal punto di vista di un economista. Quindi vedo la teoria delle decisioni all'interno della teoria economica. Quindi, come prima cosa, fatemi situare in modo un po' geografico la teoria delle decisioni all'interno della teoria economica. Quindi, la teoria economica si può dividere in più o meno in tre grosse aree. La teoria delle decisioni che studia il comportamento individuale, la teoria dei giochi che invece analizza più gli aspetti strategici, quindi quando più decisori si trovano assieme, in qualche modo devono tra di loro coordinarsi o meno in una scelta comune. E poi c'è l'analisi di mercato che è l'equilibrio generale. Quindi queste sono più o meno le tre aree grosse all'interno della teoria economica. Quindi la teoria delle decisioni è una di queste e ha un ruolo particolare. La teoria delle decisioni è un po' al centro della teoria economica, però è anche una disciplina che in un certo senso è l'incrocio di tante aree, perché il problema che affronta è un problema fondamentale, perché qui come scrivo, cioè, gli organismi, qualsiasi organismo, umano o no, quindi animali, qualsiasi, si caratterizzano per affrontare problemi di decisione in ogni momento e questo determina il loro essere. Cioè, le decisioni sono veramente parte costitutiva dell'individualità umana e non umana. In particolare, ovviamente, ognuno interagisce all'interno del proprio ambiente. Qui c'è questa parola tedesca, l'Umwelt, che sta per ambiente, che riassume un po' questa idea che un organismo, appunto, umano o no, ha una propria percezione del mondo soggettiva e all'interno di questo suo ambiente continua a decidere. Quindi la sua interazione con l'ambiente è tipicamente mediata da problemi di decisione, decisioni anche banali, anzi, tipicamente banali, però comunque decisioni. Quello che caratterizza la teoria della scelta razionale, di cui mi occupo e di cui parlerò oggi, è che queste decisioni si assume essere
purpose of the option, cosa vuol dire? Sono azioni che hanno uno scopo, quindi la prima caratteristica è di, quindi sono azioni dotate di scopo, e ottime, quindi svolte in modo ottimale. Sono due requisiti distinti, quindi avere uno scopo e perseguirlo in modo ottimo, efficiente, sono le due caratteristiche che distinguono la scelta razionale, ma sono due caratteristiche distinte tra loro. Qui riprendo appunto questa parola che non so se qualcuno di voi è familiare con l'opera di, adesso pronunciarlo ovviamente, difficilissimo, von Huxley. Nel caso non lo foste, ve lo consiglio vivamente, quest'opera del 34 che è anche a carattere abbastanza divulgativo, molto molto interessante. Quindi quest'opera, in particolare questa frase, nessun animale, perché lui poi in particolare si focalizza sugli animali, però poi si applica ovviamente anche agli uomini, quindi nessun uomo è in relazione a un oggetto in quanto tale, esprime bene la soggettività di cui dicevo prima. Questa soggettività ovviamente è un tema vecchissimo, questo è semplicemente von Huxley la riporta bene, però ovviamente io qui parlo di neoplatonico, ma probabilmente anche anteriore. Riporto una frase celebre di Boezio, adesso tra di voi ci sono filosofi, quindi meglio di me possono leggere direttamente l'originale. Per chi non fosse, c'è qui la traduzione, per esempio scelgo quella di mezzo: tutto quel che si conosce viene compreso non secondo il suo valore intrinseco, ma piuttosto secondo la capacità dei soggetti conoscenti. Quindi questo è un tema fondamentale che pervade anche la moderna teoria della decisione. Quindi l'interazione è essenzialmente soggettiva. In particolare, la teoria economica adotta una forma forte di individualismo metodologico. Forte perché appunto richiama le due proprietà che dicevo prima, di azioni dotate di scopo e ottimali, in una parola razionali. Come dicevo prima, sono due caratteristiche distinte, si può essere dotati di scopo, poi però non essere ottimali, quindi con operazioni in qualche modo, tra virgolette, sbagliate, comunque non ottimali. Uno può avere uno scopo e mal perseguirlo. Quindi sono due caratteristiche che quando si richiedono entrambe danno una forma forte di dualismo metodologico, perché si potrebbe chiedere in forma debole semplicemente che gli agenti siano compiono azioni dotate di scopo. In ogni caso, la teoria economica si basa su un agente economico razionale, nel gergo l'homo economicus, che è ovviamente una unità, un'idealizzazione. È un'idealizzazione perché ovviamente quando poi si va nella modellizzazione si focalizza sugli aspetti essenziali, quindi il realismo diventa, tra virgolette, insomma, un aspetto secondario rispetto all'individuazione di aspetti centrali per l'analisi, sacrificando magari appunto aspetti secondari che magari rendono più realistico, ma in qualche modo contaminano l'essenzialità dell'analisi. Quindi è una idealizzazione, ma necessaria, è però la unità di base della teoria economica. Cioè la teoria economica si fonda sul problema della scelta, quindi in qualche modo l'homo economicus è veramente l'unità di analisi di base della teoria economica. Ovviamente quando si dice homo economicus oppure agente si parla di un individuo, ma anche di una famiglia, di un'azienda, di un governo e quant'altro, quindi è una nozione molto generale, quindi in generale di un decisore, quindi non necessariamente un individuo in senso stretto, ma può essere anche appunto un'organizzazione e quant'altro. Quello che però si esclude sicuramente
è l'esistenza di un'entità sovraindividuale, che ho usato questo anima collettiva, che è un termine di... oh mamma mia, adesso mi sfugge. Comunque qui riporto alcune parole di Giovanni Gentile, che ovviamente ne dà una versione un po' totalitaria. In fondo all'io c'è un noi, questa è la negazione dell'individualismo metodologico. Questa è esattamente l'idea opposta, che in qualche modo invece le azioni individuali rispondono in qualche modo a un ente trascendente, ed è una visione completamente alternativa, molto importante, quindi tutto questo per mettere in contesto. È Norbert Elias, adesso mi sono ricordato, qui anima collettiva è una espressione di Norbert Elias. Quindi quest'ultima frase è semplicemente per ricordare che è un approccio dominante nella teoria economica, ma non necessariamente nelle scienze sociali in senso lato. Bene, quindi la teoria delle decisioni quello che fa è di modellare la scelta razionale. Tenete conto che ci sono due modi di analisi, cioè un modo descrittivo e un modo normativo. La distinzione è piuttosto semplice. Cioè un'analisi descrittiva si pone come obiettivo di modellare come le scelte vengono effettivamente fatte. Possono essere scelte del tutto strampalate, però ciò non di meno sono fatte, quindi come modellatore in qualche modo devo cercare di darne conto. Questo era l'approccio descrittivo. C'è invece l'aspetto normativo, che è invece un aspetto in cui si cerca di capire quali scelte siano appunto razionali, nel senso di ottimalità che dicevo prima. E questo è ciò di cui si occupa la teoria di decisione. Quindi la teoria di decisione si occupa di una parte del problema di scelta, si occupa della parte normativa, quindi ha un valore, se volete, prescrittivo, non meramente descrittivo. Qui, visto che c'è un audience, un pubblico anche filosofico, quindi se posso, ovviamente, se io ho una distorsione a favore dell'approccio normativo, quindi vedo l'approccio normativo come la ricerca di categorie in qualche modo permanenti, mentre un approccio più descrittivo e più un approccio su aspetti contingenti, in qualche modo storicamente dati, del comportamento. Quindi ovviamente questo riflette una preferenza personale, però in qualche modo l'approccio normativo è un approccio che cerca di individuare appunto categorie permanenti. Perché questo rimane comunque al centro della teoria economica, teoria che in ultima analisi deve dar conto di fenomeni empirici, perché l'economia è una disciplina empirica. Quindi com'è che è possibile che un approccio normativo, quindi la ricerca di queste categorie permanenti, eccetera, eccetera, occupi un ruolo così centrale? Perché accade perché questa ricerca di queste categorie in realtà dà un benchmark, quindi una pietra di paragone parsimoniosa. Perché come sempre ci sono molte meno vie corrette rispetto a quelle sbagliate. Ci sono tanti modi di sbagliare e molti meno, tra virgolette, di fare le cose giuste. Quindi la parsimonia è un carattere distintivo dell'approccio normativo rispetto a quello descrittivo. Quindi in un approccio generale in cui in qualche modo l'analisi descrittiva è vista come un'approssimazione dell'ideale normativo a cui tende quando rimuoviamo gli impedimenti alla razionalità di qualsiasi tipo, quindi in questa visione ecco che l'approccio normativo acquista una centralità. E in effetti, dal punto di vista proprio poi, diciamo così, tra virgolette, empirico, cioè di come la scienza economica si è evoluta, effettivamente l'approccio normativo è quello che ha dato l'apparato analitico che contraddistingue l'economia rispetto alle altre discipline, alle altre scienze sociali. E in particolare, questa è la cosa secondo me più interessante e importante, l'analisi empirica in economia
spesso si basa su una modellistica di scelta razionale, magari aggiungendo errori, deviazioni, limiti, razionalità, quant'altro, però c'è questo nocciolo teorico dato dalla teoria della scelta razionale. Quindi qui insisto perché a volte la teoria della scelta razionale viene criticata per essere astratta, allontanata dalla realtà e quant'altro. In realtà questo è vero solo in modo superficiale. E come dicevo prima, è chiaro, si tratta di idealizzazioni, ma questo è inevitabile in qualsiasi attività teorica, altrimenti se facciamo una scala 1 a 1 non facciamo attività teorica. No? Quindi, chiaramente quando si fanno scale non a 1 a 1 si sacrificano dettagli, importante non sacrificare i dettagli essenziali. Quindi questo è un aspetto molto importante che rende appunto l'approccio di scelta razionale così importante in economia. Poi un'altra cosa che è importante chiarire, perché è un'altra fonte di fraintendimenti, cioè gli economisti, quindi le persone come me che cercano di affrontare il problema di scelta, ma da economisti, non sono interessati al comportamento di per sé, come lo sono invece gli psicologi, ma ha un valore strumentale, perché in ultima analisi l'economista deve spiegare i fenomeni economici. I fenomeni economici sono fenomeni aggregati di piccoli o grandi gruppi. Quindi poi, se ricordate la tripartizione iniziale, la teoria delle decisioni poi in qualche modo fornisce l'unità di analisi a che cosa? La teoria dei giochi, la teoria dell'equilibrio economico generale, che affrontano poi i problemi più propriamente economici. Quindi una teoria della scelta razionale che sia utile in economia deve poi essere una teoria che è in grado di integrarsi nella teoria dei giochi, nella teoria dell'equilibrio economico generale e così via. Mentre uno psicologo ovviamente è interessato al problema di scelta per sé e in particolare a tutte le patologie che possono nascere nelle scelte, anzi probabilmente lo psicologo tende a essere più interessato agli aspetti patologici, come un medico tende a essere interessato più alle malattie, che magari se tutte le persone fossero perfettamente sane, magari per un medico sarebbe un mondo noioso, così per uno psicologo magari un mondo formato da gente perfettamente razionale sarebbe straziante. Quindi qui c'è anche insomma, una diversità di intenti importante. Quando si dimentica questo, e lì nascono fraintendimenti senza fine. Quindi anche questo è un pericolo, una fonte di fraintendimenti circa appunto quanto è realistica o meno la teoria della scelta razionale che si usa in economia. Bene. Se non ci sono dubbi o domande, nel caso fatemi sapere, cioè se ci fossero domande o quant'altro, altrimenti vado avanti come un treno. Professore, se non le dispiace, di solito teniamo gli interventi alla fine, nel senso benissimo, che teniamo tutta la presentazione e poi alla fine teniamo del tempo per gli interventi e le domande. Ottimo. Ma nel caso interrompetemi pure. Certo. Allora, sempre nell'intento di dare un quadro un po' più generale, perché come ho detto prima, quello che facciamo è comunque all'interno della teoria economica. Siccome non credo che molti di voi abbiano una particolare preparazione retroterra in economia, vi do una breve carrellata storica della teoria economica, cioè di come si è sviluppata, da quando, ma fondamentalmente il grosso dal 1870. Quindi la teoria economica moderna nasce più o meno in quel frangente. È interessante che nasce in modo quasi contemporaneo grazie ai lavori soprattutto direi di Gibbons e Warras. Qui ho messo Menger perché è tradizione nominale, però direi che Gibbons e Warras sono in realtà quelli che hanno avuto poi un impatto di più lungo periodo. E quindi in modo indipendente questi studiosi hanno introdotto quella che si chiama la rivoluzione neoclassico marginalista, che come scrivo qui, pone al centro la teoria soggettiva del valore.
Quindi l'individuo come soggetto decisore diventa il protagonista della teoria economica. Questo avviene con loro. Quindi poi gli scambi, tutte le attività economiche in qualche modo si cercano di spiegare tramite l'attività di agenti che hanno un comportamento ottimo rispetto ai propri bisogni, ai propri interessi, o quello che si dice in gergo, alle proprie preferenze. Quindi è una teoria soggettiva del lavoro, che si oppone invece alla teoria preesistente, che erano quelle che vengono dette gli economisti classici, che è una teoria oggettiva del lavoro. Magari qualcuno di voi ha sentito parlare della teoria del valore lavoro, che in qualche modo cercava di riportare il valore delle merci in qualche modo al valore del lavoro contenuto, quindi in qualche modo cercava di dare un'interpretazione oggettiva del valore, quindi un approccio molto diverso, che in qualche modo nel 1870 viene direi superato. Ovviamente ci sono tuttora cultori dell'economia classica, però secondo me è abbastanza evidente che si trattava di un modo di analisi, per quanto ovviamente, io qui cito Riccardo, alcune delle personalità erano estremamente brillanti, ma inadeguato rispetto alle necessità della teoria economica. Quindi la teoria economica nasce intorno al 1870 col porre l'individuo al centro dell'analisi. Ovviamente si sviluppa, in particolare ci sono i lavori fondamentali di Pareto e della sua scuola. Adesso non mi dilungo sull'importanza di Pareto, che è stata fondamentale, però questo per dire, anticiparvi, che ci sono stati anche sviluppi molto importanti di economisti italiani nel periodo. In particolare, un altro di questi, e qui ovviamente mi riaggancio anche alla conferenza del professore Gazzini, è stato De Finetti, perché De Finetti con Ramsay e poi finalizzato in modo splendido da Savage, hanno introdotto il linguaggio dell'analisi moderna dell'incertezza, cioè la probabilità soggettiva, quindi anche qui soggettiva, quindi vedete la parola soggettiva, cioè l'aggettivo, è un aggettivo ricorrente. Anche qui si opponeva invece a interpretazioni che si dicevano oggettive della probabilità. Questo è stato un altro sviluppo fondamentale per la teoria delle decisioni, perché ovviamente, se posso schematizzare, la probabilità è il linguaggio con cui si formalizza l'incertezza, e questo è De Finetti, Rams e così via. Pareto, Givens, Varras invece sono più sul lato preferenziale, cioè di come le persone ordinano le varie alternative di scelta secondo i loro gusti e le loro preferenze. La combinazione di gusti, preferenze da una parte con analisi dell'incertezza forma le due grosse pilastri della tua decisione. Poi appare sulla scena un personaggio assolutamente fuori schema, non che Ramsay e De Finetti fossero Pareto, stiamo parlando di giganti, qui tutte le persone qui elencate sono assolutamente dei giganti, però ovviamente von Neumann era un gigante tra i giganti, e come immagino molti di voi sapranno, von Neumann ha creato la teoria dei giochi. Questo è stato un cambio completo del panorama della teoria economica, e in particolare ha avuto un impatto anche sulla teoria delle decisioni, perché ha assiomatizzato il criterio dell'utilità attesa, che il professore Gazzini ha menzionato nella conferenza precedente, criterio che risale appunto a Bernoulli. Il titolo del mio seminario, appunto De Mensura Sortis, si rifà, come dicevo all'inizio, al lavoro assolutamente pionieristico di Bernoulli, che era più o meno un paio di secoli avanti rispetto al resto della disciplina, un altro gigante.
Se avrò tempo, vi farò vedere come uno dei contributi di Fanon, dal punto di vista più matematico, sia nell'aver introdotto i metodi di analisi funzionale nell'analisi economica, il metodo assiomatico anche. Però il metodo assiomatico poi, dal punto di vista matematico, si sviluppa attraverso metodi di analisi funzionale. Quindi il metodo assiomatico e approccio funzionale, di analisi funzionale, sono i contributi centrali che poi von Neumann, al di là del contributo specifico sull'utilità attesa, da un punto di vista metodologico, ha dato e hanno completamente cambiato il corso della disciplina. Qui chiudo questa carrellata storica, veniamo al periodo più vicino a noi. La teoria dei giochi si sviluppa nei primi anni 50, almeno un nome dovrebbe essere conosciuto a tutti, quello di John Nash, se non altro per il film. Auman e Shapley sono personaggi anch'essi di grandissima levatura e sono le persone che hanno sviluppato la teoria dei giochi. Von Neumann ha dato l'impeto iniziale. Uno dei contributi di von Neumann è stato di attirare, grazie un po' alla sua aurea di genio, di attirare giovani brillantissimi alla disciplina, tra cui Nash e Shapley, e grazie a loro la teoria dei giochi ha avuto uno sviluppo dal punto di vista teorico notevole nei primi anni 50 e ovviamente l'equilibrio di Nash è l'esempio più famoso. Anche la teoria dei mercati, la teoria dell'equilibrio economico generale ha uno sviluppo notevole negli anni 40-50. Qui ho i nomi di Arrow, De Pro, Samuelson, sono i protagonisti di questo sviluppo. Più in particolare, la teoria delle decisioni si raffina. Lavori di Mirno e Ernstein che insieme a Marshak rendono chiaro il contributo di von Neumann, perché la somatizzazione di von Neumann non era particolarmente trasparente. Si narra, così dice Morgenstern, che sia il frutto di una mattina di lavoro, può essere, ovviamente poi questi diventano aspetti così un po' nel mito, però in effetti non era molto, cioè un po' grezza dal punto di vista interpretativo. Marshak con Einstein e Milnor sono le persone che hanno sgrezzato un po' l'interpretazione degli assiomi. Se farò in tempo vi farò vedere come. E poi negli anni 60, e qui si chiude un po' il periodo classico, Arrow e Pratt sviluppano la teoria dell'avversione al rischio, che è una parte applicativa fondamentale della teoria della decisione. Quindi come le persone reagiscono poi all'incertezza, perché non tutti reagiscono in modo uniforme, c'è chi è più avverso, chi è meno avverso. Ovviamente questo impatta sulle decisioni individuali. Quello che hanno fatto Arrow e Pratt è di capire come formalizzare il problema, cioè come riuscire a dare un contenuto modellistico a questa intuizione, che chiaramente è un'intuizione molto naturale, la difficoltà sta nel renderla poi analiticamente trattabile. Quindi, chiudendo questa carrellata, potete vedere che lo sviluppo della teoria economica, in particolare lo sviluppo della teoria delle decisioni, si è basato su alcuni degli elementi più brillanti del secolo scorso. Quindi le persone che hanno contribuito a creare la disciplina sono persone di primo ordine. Siccome qui siamo un po' a cavallo anche su matematica, qui mi piace ricordare che la teoria economica ha dato lo stimolo per alcuni sviluppi non banali più puramente matematici. Quindi qui c'è un elenco di sviluppi stimolati in modo diretto o indiretto dalla teoria economica. E ovviamente in cima c'è il teorema di Minimax di von Neumann, che è un risultato celeberrimo, fondamentalissimo ed è motivato dalla teoria dei giochi. Quindi è stato nel 28 l'articolo in cui la teoria dei giochi ha avuto i primi vagiti. La teoria dei giochi è decollata perché von Neumann ha tirato fuori il teorema di Minimax, che ha dato sostanza a questa nuova disciplina. Però poi andando giù la programmazione lineare, la teoria statistica delle decisioni di cui ha parlato il professore Gazzini la volta scorsa, la programmazione non lineare, la programmazione dinamica. Più qui set value analysis sono l'analisi
di funzioni invece delle funzioni tradizionali che associano a un punto un elemento di un insieme, un altro elemento, associano a un elemento di un insieme, un sottinsieme del codominio. Questo asset value è molto importante. Berge, Aumann sono le persone che hanno dato i contributi pionieristici al riguardo. L'analisi convessa, importantissima. Qui definetti in un contesto totalmente scollegato con la probabilità, di nuovo appare. Fencher sviluppa la teoria e Rockefeller, un lavoro importantissimo del 1970, la porta dal trattamento classico. E da ultimo la finanza matematica. La finanza matematica ha avuto anche un importante sviluppo puramente matematico. Quindi benché sia nata in ambito economico, e qui riporto i lavori pionieristici, però ha avuto uno sviluppo squisitamente matematico. Quindi l'ho elencata qua proprio per quella ragione. Quindi, riassumendo, la teoria economica ha dato uno stimolo non banale ad alcune aree propriamente matematiche. Alcuni di questi teoremi sono anche esteticamente notevoli e dal punto di vista della matematica applicata, pensate solo alla programmazione dinamica, l'importanza. Tra l'altro alcuni di questi si sono sviluppati nei primi anni 50 nella Rand Corporation. Quindi chi è interessato a questi aspetti, se vuole curiosare Rand Corporation, è veramente una concentrazione unica di talenti nei primi anni 50. Prima avevo detto che c'è anche una parte non banale italiana in tutto questo. Ci sono due persone che ovviamente svettano, e sono Pareto e De Finetti. Sono le due persone che hanno un po' dato l'impronta in Italia all'economia teorica, però sono persone che hanno dato contributi centrali to cure. Sono De Finetti è un probabilista, però in economia teorica sono persone riconosciute universalmente come personalità centrali. Pareto, prima accennavo, ha dato un contributo fondamentale alla teoria dell'utilità, quindi alla modellizzazione delle preferenze, dei gusti. C'è anche il suo celebre criterio di ottimalità, di efficienza di Pareto, che per un economista l'ottimalità secondo Pareto fa parte veramente delle 6 o 7 nozioni più importanti che poi si usano, quindi è veramente centrale. De Finetti, prima richiamavo la probabilità soggettiva, però anche la quasi concavità, che non avremo tempo di parlare, però la quasi concavità è stato un contributo fondamentale che ha dato il là all'analisi convessa di cui dicevo prima. Tutto bene, eccetto che tutto finisce in qualche modo, almeno a livello di contributi fondamentali, con un paper del 49 di De Finetti, quello sulla quasi concavità. Dopodiché un po' sfuma queste scuole, quella di Pareto già prima, la scuola di De Finetti di fatto non è mai decollato a livello di economia teorica, c'è stato lui come gigante, ma purtroppo non è stato in grado di avere una scuola vera e propria, e quindi si chiude un po' maliconicamente a fine anni 40, inizio anni 50, questi contributi centrali di studiosi italiani. Ovviamente poi per fortuna c'è stata una ripresa negli ultimi 30 anni, però sicuramente tra gli anni 50 e direi gli anni 80 è stato un periodo di stasi. Ciò non di meno, l'ultima riga, quindi l'eredità, ciò non di meno c'è un modo di fare degli economisti teorici italiani che in qualche modo risente dell'influenza di Pareto e di Finetti. Quindi comunque è un'influenza che permane anche nelle generazioni più giovani. Quindi questo è interessante, dà un certo sapore particolare a un modo di fare economia teorica che fanno gli economisti teorici italiani. Bene, qui ci sono altre carrellate, però
Ovviamente chi è interessato poi Lucidi sono 75, quindi può trovare ampie fonti per le proprie curiosità. Salto e entro in una parte del seminario un po' più analitico, quindi per dare un'idea un po' più concreta di cosa si faccia dentro le decisioni. Quindi, qual è un po' l'incipit da cui si parte? Ovviamente sto parlando di decisioni in condizioni di incertezza. In decisioni in condizioni di incertezza, ovviamente, il primo ingrediente sono le contingenze, i fattori esterni, esterni intendendosi fuori dal controllo del decisore, che influenzano l'esito delle scelte del decisore. Quindi il decisore compie delle scelte, però l'esito di queste scelte poi è condizionato da fattori esterni e contingenze che lui non controlla. Quindi questa è la prima osservazione. Queste contingenze hanno delle loro probabilità, ovviamente soggettive. A loro volta queste probabilità danno il linguaggio per delle teorie probabilistiche sulle contingenze, cioè di solito, non lo so, in economia una contingenza per un individuo può essere qual è il futuro tasso di inflazione. Su queste contingenze di solito si esercita una teoria, la teoria economica. Se la contingenza è meteorologica, c'è il sole, domani prendo l'ombrello o meno, lì si eserciterà la meteorologia. Quindi di solito dietro queste contingenze ci sono delle teorie probabilistiche basate tipicamente su conoscenze scientifiche che in qualche modo danno un senso a delle diverse probabilità che il decisore considera. Quindi abbiamo due strati dell'analisi. Cioè, un primo stato determinato dalle contingenze, un secondo strato determinato dalle teorie circa le contingenze, teorie probabilistiche, dietro le quali tipicamente appunto ci sono teorie economiche, fisiche e quant'altro. Il decisore, quando prende una decisione, deve un po' inquadrare tutto questo. Possono essere anche teorie strampalate, pensiamo alle teorie cospirative. Però se ci pensate, spesso quando prendiamo una decisione noi abbiamo in testa una qualche teoria, magari appunto strampalata. Quindi il decisore deve considerare sia le contingenze, ma anche possibili loro spiegazioni. Queste spiegazioni sono di natura probabilistica. Quindi la probabilità è il linguaggio poi di tutto questo. Quindi questo è un po' lo schema iniziale. Vediamo di dare un po' più di concretezza modellistica, ovviamente. Quindi un problema di decisione ha un insieme di azioni, ha uno spazio di conseguenze materiali, questo è importante, materiali, perché se mettiamo come conseguenze la felicità e altre cose impalpabili non ne veniamo più fuori. Quindi per avere un po' di disciplina le conseguenze sono materiali, soldi, così via, panieri di beni, patate, mele, insomma, cose concrete. Poi c'è questo spazio S di contingenze, stati, una funzione di conseguenza modella che cosa? Data un'azione A e una contingenza S, mi dice qual è la conseguenza. Quindi se il decisore sceglie l'alternativa A piccolo e poi la contingenza esterna S, la funzione rho, che è una funzione che va da A per S in C, quindi presa la coppia ordinata di azione e stato, mi dice qual è la conseguenza. Questo è lo schema di base di un problema di decisione in condizioni di incertezza. È uno schema molto molto generale, estremamente flessibile. Adesso vedremo immediatamente degli esempi. Prima dell'esempio, fatemi dire che per quanto sia generale
è quasi omnicomprensivo, in realtà questo schema ha però delle limitazioni. In particolare si assume che la specificazione degli stati sia esaustiva. Quindi qui sotto c'è questo approccio astrae da problemi di mal specificazione degli stati, quindi il termine tecnico è unforcing contingencies, quindi stati di cui non si ha coscienza. Quindi questo schema, per quanto generale, assume che noi siamo in grado di elencare in modo esaustivo tutte le contingenze rilevanti per il problema di decisione. È un'assunzione non banale. Quindi la generalità dell'approccio comunque ha dietro delle assunzioni impegnative. Detto ciò, vediamo un semplice problema di decisione in caso di catastrofe naturale. Quindi se abbiamo un decisore pubblico che deve decidere se evacuare o meno un'area per via di un possibile terremoto, com'è che possiamo formalizzare il problema di decisione che affronta questo decisore pubblico? Tanto che c'erano due azioni, supponiamo. Può evacuare l'area oppure no. Quindi due azioni, a 0 e a 1. Poi conseguenze. Conseguenze, assumiamo che siano conseguenze monetarie, sono i danni alle infrastrutture, le perdite, ovviamente qui la monetizzazione dal punto di vista etico solleva problemi a non finire, mettiamoli da parte per il momento. Quindi tutti i danni umani e infrastrutturali si riassumono in queste conseguenze monetarie C. Per esempio, quando si fanno le scale di tipo Mercalli, tipicamente una scala di tipo Mercalli si riferisce a questo tipo di conseguenze. Una scala di terremoto del Mercalli, grado Mercalli X, di solito quell'X si riferisce all'entità dei danni. Quali sono gli stati? Gli stati, invece questa è una variabile fisica, è l'accelerazione del terreno, quindi il sommovimento. Questi sommovimenti si misurano invece in modo fisico, quindi c'è la scala di Richter che è una scala fisica. Quindi mentre la scala Mercalli è una scala, tra virgolette, di scienza sociale, in qualche modo, invece la scala di Richter è più una scienza naturale. Combinando il tutto abbiamo questa funzione rho che deve specificare il decisore che vi dice, data l'azione, quindi evacuare o non evacuare, data l'intensità del sisma, qual è la conseguenza. Quindi una volta specificata questa conseguenza abbiamo gli ingredienti di base del problema di decisione, in un caso appunto di fenomeno naturale. Bene, questo è un primo esempio molto ovviamente schematico. Anche questo esempio è molto schematico, ma si cambia completamente ambito. Questo è un ambito squisitamente economico. Allora, immagino che non molti di voi appunto siano familiari con questa modellistica, quindi sarò rapido e cercherò di dirvi qual è il messaggio essenziale. In ogni caso, supponiamo di avere una banca centrale che deve determinare un qualche obiettivo di inflazione. Quindi dice un target level inflation, proprio sta per significare un qualche obiettivo, voglio un'inflazione, non so, al 2%. Perché questo? Perché poi quello che a me interessa è il tasso di disoccupazione e l'inflazione vera nell'economia. Quindi target è in qualche modo l'obiettivo, poi però devo cercare di controllare quella che effettivamente si verifica. Allora, se indico con U il tasso di disoccupazione e con pi greco l'inflazione che poi si realizza effettivamente, un tipico modello economico è questo qui. Cioè, questo qua è un tipico modello, semplice modello macroeconomico, in cui la variabile A, questa qua, è questo obiettivo di politica monetaria che si pone,
può essere per esempio quanta moneta stampare, volgarmente. E questo obiettivo influenza, secondo queste due equazioncine, il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione, con degli shock. Quindi questa è una componente fondamentale, gli shock. Quindi l'effetto della mia scelta A è mediato da questi shock esterni. Queste sono le contingenze che sono fuori dal mio controllo. Quello che voglio qui sottolineare, appunto adesso al di là della modellistica, che appunto in due minuti non si può più di tanto approfondire, però i theta, questi theta, i valori di questi theta, rispondono a teorie economiche. Cioè quando uno pone dei possibili valori di theta, è perché dietro c'è un ragionamento economico. Quindi qui Lucas Sargent e Samuelson Solow sono economisti molto importanti e corrispondono a possibili ipotesi sui theta, questi, su questi coefficienti nel modello macroeconomico. Quindi dietro la specificazione di questo modello c'è appunto una teoria, non sono così messi a casaccio. In particolare, quali sono gli stati? Gli stati a questo punto sono questo epsilon e teta, quindi bisogna stare attenti. Teta in realtà è una componente dello stato. Perché cosa riflette teta? Riflette un'incertezza teorica. Quindi epsilon è più facile da capire, è uno shock, quindi un'incertezza legata appunto a fattori esterni che noi non conosciamo. Ma c'è anche un'incertezza teorica data dal fatto che noi non sappiamo qual è il modello economico più rilevante per il problema. Ci sono modelli competitivi, in competizione, pardon, tra loro. Qui citavo due, ma dietro questi, adesso così sono nomi asettici, in realtà ci sono state violente dispute tra i sostenitori dell'una e dell'altra. Quindi sono teorie alternative con diversi modi di vedere alcuni problemi economici fondamentali. Quindi l'incertezza di modello è un'altra incertezza che si va a unire all'incertezza poi più propriamente, tra virgolette, statistica data dallo shock. Quindi questi stati, questi S, quindi questo stato ha queste due componenti, una componente più aleatoria, epsilon, una componente strutturale, theta. Le conseguenze sono inflazione e disoccupazione. A è quanto io manovro, vi ho detto in prima approssimazione, pensate a quanta moneta devo stampare. Si fanno dei semplici conti algebrici e si costruisce la rho, la funzione di conseguenza. Quindi la funzione di conseguenza si costruisce scendendo da alcune considerazioni economiche. A questo punto ho tutti gli ingredienti, quindi ho azioni, conseguenze, stati, la funzione di conseguenza, per strutturare il problema in modo formale. Tra l'altro, prima parlavo degli shock. Cos'è uno shock? Cos'è uno shock? Molto semplicemente è una variabile esplicativa minore. Quindi quando si dice questo è condizionato da shock esterni o quant'altro, cos'è uno shock? Lo shock è una variabile minore. Che, questa è una bella frase che, di Marshak, se ricordo bene, che il decisore non ha voglia... non ha né voglia né capace, quindi proprio di stare a perdere tempo a specificare. Cioè, è una variabile minore e quindi si mette come shock, che è epsilon, con una certa distribuzione, ed è una variabile che è ovviamente fuori dal controllo del decisore. Bene, poi c'è un altro esempio che però direi di saltare su, invece questa è una... politica più in ambito climatico, quindi questo è ovviamente un tema molto importante, anche attuale, l'effetto serra e quant'altro, quindi con il controllo delle emissioni. Anche questo si può formalizzare come un problema di decisione, il decisore sarà
un decisore, quindi un policy maker, quindi un governo o comunque un ente tipicamente pubblico che deve decidere, per esempio, su una politica ambientale. La modulistica di decisione è molto importante per affrontare questi problemi in modo appunto razionale. E anche qui si può ripetere lo schema visto per il problema di monetario. Quindi shock, incertezza di modello. L'incertezza teorica in un ambito climatico è un'incertezza sia fisica sia economica, perché l'incertezza fisica è su quale modello meteorologico sia più pertinente, soprattutto su proiezioni di lungo periodo, l'incertezza economica su come questo poi, per esempio, un aumento delle temperature poi si traduca in un effettivo danno economico. Quindi un modello climatico è particolarmente complicato perché si sovrappongono incertezze di natura più propriamente scientifica, incertezze di tipo economico. Bene, quindi quello che emerge è che abbiamo questo quartetto di azioni, stati, conseguenze e poi la funzione conseguenza che forma un problema di decisione in condizioni di incertezza. Quindi se voi affrontate un problema di decisione e siete in grado di capire quali sono le azioni, quali sono le contingenze, quali sono le conseguenze e come tra loro si legano tramite la funzione di conseguenza, siete a cavallo. Avete già svolto un'opera non banale di chiarificazione del problema. A questo punto però interviene la vostra soggettività più stretta, cioè i vostri gusti, le vostre preferenze. Quindi su questo quartetto si cala una preferenza sopra le azioni, con questo simbolo, questa disuguaglianza barocca. Questo simbolo è, dal punto di vista matematico, una relazione binaria e si aggiunge al quartetto formando questo quintetto in cui al problema di decisione, detto prima, si aggiunge anche la preferenza del decisore. E l'obiettivo che noi abbiamo è quello di scegliere l'azione che sia la migliore secondo la vostra preferenza. Quindi l'obiettivo è di scegliere l'azione ottima. Questa è un po' la traduzione un po' formale di quello che dicevo all'inizio a parole, quando parlavo di ottimalità. Qui l'ottimalità la vedete in presa diretta. Ovviamente è un approccio statico, stiamo astraendo da problemi di tempo, dinamici, però giusto per dare un'idea. Conseguenzialismo, che adesso note a margine, nel senso è un approccio molto generale, però prima di tutto in questo approccio si adotta il principio di conseguenzialismo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se due azioni sono stato per stato equivalenti, cosa vuol dire? Che generano le stesse conseguenze stato per stato, noi le giudichiamo indifferenti. Questa è un'assunzione che sembra ovvia, ma non lo è per nulla dal punto di vista sostanziale, perché stiamo astraendo da questi problemi etici. Perché può benissimo accadere che due azioni che magari hanno le stesse conseguenze nei vari stati, dal punto di vista etico siano diverse, magari, perché magari alcune coinvolgono appunto aspetti etici problematici. Conseguenzialismo astrae da tutto ciò e valuta le azioni solo secondo le conseguenze. Tipicamente per le scelte economiche è un approccio adeguato, però ovviamente è un approccio che in generale ha dei problemi. Sotto la formalizzazione. Quindi, dal punto di vista più formale, cosa vuol dire? Vuol dire che se io prendo due azioni, appunto, che per ogni conseguenza A e B hanno per ogni stato A e B producono la stessa conseguenza, questo catturato da questa uguaglianza, allora le giudico indifferenti. Questo simbolo, questa quest'ondina, è il simbolo di indifferenza. Quindi per voi A e B sono indifferenti.
quando, come ho detto prima, producono le stesse conseguenze, stato per stato. In modo equivalente, usando le sezioni, ho questo. Quindi chi è che conosce le sezioni troverà molto semplice questa riscrittura. La teoria delle decisioni assume questo e quindi lavora tipicamente sulle sezioni. Quindi l'approccio standard nella teoria delle decisioni è considerare direttamente le sezioni, chiamate atti di Savage, che quindi sono mappe che associano a stati conseguenze. Quindi ci dimentichiamo della concretezza dell'azione che poi attua questo atto e astraiamo da ciò e vediamo semplicemente l'atto come mappa che ha un stato associa una conseguenza. Questa è un'astrazione molto potente dal punto di vista modellistico, però dietro c'è appunto un'assunzione di conseguenzialismo. Bene, andando avanti, invece andando sull'incertezza di modello, si può assumere che il decisore abbia appunto delle proprie teorie circa il verificarsi delle contingenze, quindi ponga un insieme di modelli M grande, quindi delta S, questo è semplicemente è il simbolo che indica tutte le probabilità su S, quindi M grande è un insieme di probabilità sulle contingenze, ciascuna delle quali appunto tipicamente è associata a una diversa, per esempio, teoria economica. Quindi si può porre, oltre a azioni, stati e conseguenze, quest'ulteriore primitiva, che è questo insieme di modelli che il decisore pone. Per esempio, può basarsi, se si tratta di un decisore pubblico particolare, su diversi esperti. Quindi questo insieme si può costruire a partire da diversi esperti, ciascuno dei quali propone una diversa interpretazione delle contingenze. Per esempio nei modelli climatici, questo è un classico, perché diversi centri di ricerca hanno il loro modello fisico-economico, le loro proiezioni, e quindi quando il decisore, poi deve, il decisore pubblico deve scegliere, si trova a confrontarsi con diverse proposte, diverse interpretazioni di diversi esperti. Questo è un esempio banale. Prendiamo un'urna, per esempio, con 90 palline, rosse, gialle e verdi. Supponiamo che la nostra scelta sia scommettere sul colore di un'estrazione, quindi non lo so, vinciamo un euro se esce rosso. In questo caso gli stati sono ovviamente i colori, quindi a seconda del colore della scommessa io ottengo un certo importo monetario. Se per esempio qualcuno mi dice, l'uccellino mi dice, che ci sono almeno 30 palline rosse, anzi che ci sono 30, esattamente 30 palline rosse, ecco che allora l'insieme dei modelli che considero sono tutte le composizioni dell'urna che effettivamente assegnano un terzo della probabilità a R, al fatto che esca rosso. Quindi questo è un semplice modo in cui si forma un insieme M di, ovviamente in questo caso, modelli di composizioni dell'urna, quindi modelli molto semplici. Però, giusto per dare un'idea, questo è un esempio un po' più realistico. Se prendete due decisori, in questo caso due settantenni, con dei parametri fumano, valori di pressione e così via, questi sono tutti valori plausibili, ci si chiede qual è la probabilità che abbiano un infarto fra 10 anni, perché magari questi decisori devono decidere quale polizza assicurativa fare, devono fare una polizza sanitaria, e quindi devono domandarsi qual è la probabilità di un attacco cardiaco fra 10 anni, è una contingenza molto importante. Allora, questo è stato fatto da una nostra assistente di ricerca. Voi potete qui, almeno, questo è 2013, c'erano diverse cliniche
americane, beh, questa diciamo è telemedicina, se voi imputate questi parametri per l'uomo e per la donna, vi danno queste probabilità. Come vedete, probabilità diverse. Allora, verosimilmente ogni clinica, ogni ospedale ha un proprio modello, modello del corpo umano, modello di quant'altro, e questo modello ha fatto sì che loro poi abbiano queste valutazioni probabilistiche. Quindi in questo caso l'insieme M grande dei possibili modelli emerge appunto dal consultare diversi esperti, ripeto, ciascuno dei quali verosimilmente con una propria modellistica. Quindi quello che emerge, questa prima analisi, possiamo distinguere tre livelli di incertezza. C'è un'incertezza all'interno di un modello. Quindi quando io formulo un modello, per esempio una composizione dell'urna, so che l'urna è composta da 30 palline verdi, 40 gialle e 30 rosse, allora comunque ho una situazione di incertezza, ma limitata, tra virgolette. Quindi quello che chiamiamo rischio di modello, cioè, o più semplicemente rischio. Quindi quando le probabilità, diciamo tra virgolette, sono note. Ho una situazione di incertezza di modello, ambiguità di modello, quando ho incertezza tra diversi possibili modelli probabilistici del fenomeno. Perché, per esempio, diversi esperti. Più drammaticamente ho un problema di mala specificazione quando c'è incertezza sul modello, sulla verosimiglianza stessa dei modelli. Quindi formalmente quando il modello corretto potrebbe non essere dentro l'insieme M grande. Quindi questa è una prima organizzazione di come pensare l'incertezza quando le persone pensano non solo alle contingenze ma anche ai modelli che possono darne conto in modo probabilistico. Quindi abbiamo a livello più semplice rischio, qui abbiamo una, se volete, incertezza di modello, e poi qui mala specificazione, che è il caso più drammatico, però ahimè questo qua è anche il caso più comune. Allora, ultimi due o tre lucidi. Vi do un criterio che in realtà è un criterio di cui aveva già parlato il professor Regazzini la volta scorsa, però rivisitato alla luce di questa tassonomia. Quindi supponiamo che il decisore ponga questo insieme di modelli M e supponiamo che questi modelli li prenda sul serio. Quindi cosa vuol dire? Questa è la condizione analitica. Se tutti i modelli ritengono un evento più probabile dell'altro, allora voi siete d'accordo. Nella teoria delle decisioni, essere d'accordo vuol dire essere disposti a scommettere. Quindi ritenere insieme a tutti i modelli che l'evento F sia più probabile dell'evento E, dal punto di vista decisionale, vuol dire che siete disposti a scommettere, preferite scommettere su F piuttosto che su E. Quindi questa scommessa è il modo per dare contenuto decisionale a questo. Quindi formate questo sestetto in cui avete azioni, stati, conseguenze, modelli, RO e preferenza. Questo è un problema di decisione appunto con modelli. Qual è il criterio di scelta più di base in questo contesto? È quello dell'utilità attesa, è questo qui. Però a due stadi, perché avete due livelli di incertezza. Allora, all'interno avete il primo livello. Quindi, dato un modellino, modello M, per esempio, se poi fissate le idee, potete pensare alla composizione dell'urna. Quindi, se M è una certa composizione dell'urna, questa composizione dell'urna darà una certa probabilità, per esempio, ai diversi colori. Allora, a seconda della mia scommessa, per esempio, e del colore e della probabilità di esso, questa media è l'utilità attesa della mia azione. Quindi
quanto il professor Ragazzini scriveva la volta scorsa, quindi quando parla di utilità attesa. Lui parlava, mi sembra, di principio neo-berluliano. Questa è l'utilità attesa, è una media. Appunto risale la prima intuizione, anzi più che un'intuizione, la prima formalizzazione di Bernoulli, la somatizzazione appunto di von Loewen-Morgenstern. Però questo è per modello dato. Possiamo avere però tanti modelli, per esempio tante possibili composizioni dell'urna compatibili con la nostra informazione. Come facciamo? C'è questo strato esterno in cui mu è una probabilità a priori, mu di m, quindi qual è la probabilità che m sia il modello corretto? Questa probabilità, che è una probabilità ovviamente vostra, soggettiva, si usa per mediare tutte le utilità attese calcolate modello per modello. Quindi queste utilità attese calcolate modello per modello vengono mediate tramite questa probabilità a priori. Che cos'è che fa questa probabilità a priori? Esprime la vostra valutazione di verosimiglianza dei diversi modelli. Ovviamente preferirete un'azione rispetto a un'altra a seconda che abbia questo valore VDA, questa utilità attesa maggiore. Quindi questa è un'utilità attesa a due strati che appunto serve per modellare un problema di decisione in cui esprimete anche l'incertezza di modello. Qui poi si apre tutto, perché ovviamente la forma della U cattura l'atteggiamento a rischio, la mu appunto è una probabilità a priori e così via. Quindi poi qui stiamo veramente scalfendo la superficie, ognuna di queste, ogni riga qua poi aprirebbe dei vasi di Pandora. Però giusto per darvi un'idea di un criterio di scelta che emerge dall'analisi. Quindi se voi siete in grado di descrivere il problema di decisione, quindi elencare tutti i vari ingredienti, un'utilità che esprima in modo quantitativo la vostra valutazione, i vostri gusti, una probabilità che sia in grado di quantificare in modo appunto quantitativo le vostre credenze, potete calcolare l'utilità attesa. Quindi potete dare delle prescrizioni analitiche e non semplicemente qualitative. Bene, io direi che mi fermerei qui, eccetto che l'ultimissima cosa era la seconda parte, che ovviamente sapevo già che non è impossibile coprire, però nei lucidi c'è, e che rientrava più nella parte più matematica. Perché anche questa seconda parte che ho svolto, comunque l'approccio è stato comunque abbastanza discorsivo. Tutto ciò si può rendere molto rigoroso, in particolare, come dicevo, il metodo di indagine, il metodo assiomatico, quindi si parte da questa relazione binaria, la preferenza, sopra un insieme di alternative. Su questa preferenza si impongono assiomi, per esempio transitività, continuità, assiomi di questo tipo e tanti altri, e questi assiomi danno luogo a rappresentazioni. Vediamo, questo è il teorema di utilità attesa, per esempio, è un teorema, quindi questo si costruisce partendo da assiomi sulla relazione binaria, e si cerca di capire qual è la rappresentazione funzionale di questa preferenza. In questo caso elementare è data da queste medie. Quindi questo è il lavoro appunto di von Loewen-Morgenstern. Tutto questo si può generalizzare in modo sostanziale e si può sviluppare in modo funzionale. Quindi nel resto dei lucidi accenno a come poi questo si svolge. Però mi fermerei qui perché sennò temo di cominciare un po' a sbrodolare. Quindi forse se c'è qualche domanda, qualche cosa specifica, magari posso focalizzarmi su qualcosa in particolare. Sì, ecco, direi che chi avesse delle domande apre il microfono e le pone.
Nessuna domanda? Posso? Prego, professore. Buonasera. Ciao Massimo, sono Ciao, Eugenio. Eugenio. Sì, sì, ho riconosciuto l'accento subito. Dall'accento cremonese. Beh, sì. Ascolta. No, volevo solo, intanto, congratulazioni per la conferenza. Grazie. Volevo solo aggiungere proprio su questo ultimo punto, segnalare, ma chiaramente l'hai dimenticato, credo, che quella cosa, il teorema lì, dalla preferenza, dalla relazione di preferenza, insomma, la relazione binaria, la deduzione quantitativa, almeno per quanto riguarda la probabilità, ma poi dopo si può passare a questo, c'era già anche nel lavoro del 31 di De Finetti, quello proprio sulla definizione della probabilità soggettiva, quello che si chiama sul significato soggettivo della probabilità, che è pubblicato nella rivista polacca di Fundamenta Matematiche. Mi senti? No. Mi sa che c'è stato un problema con la connessione del professor Marinacci e temo che sia stato sbalzato fuori. Eccolo. Ci sono ancora. Sì. Ha sentito la domanda del professore Gazzini? No, ho capito fino a quando sta dicendo la rappresentazione, ho dimenticato. No, era una... Poi è crollato tutto. Una segnalazione bibliografica. Sì, ecco, esatto. Ecco, che la questione della quantificazione, cioè il passaggio dagli assiomi sulla relazione di preferenza alla quantificazione, almeno per quanto riguarda lo stadio della probabilità, c'è già nel lavoro di De Finetti, quello che si chiama sul significato soggettivo della probabilità, certo. Pubblicato nel 31 nel Fundamenta Matematiche. Ecco, sì, c'è questa... Sì, sì, no, ma assolutamente. Sì. Assolutamente, certo. Sì, sì. Lo segnalavo. Sì, sì, no, quello è un altro... Tra l'altro è uno dei primi due lavori dove appare la preferenza, cioè la relazione binaria come sì, primitiva. Rispetto all'altro, che sono due, quello di Frisch è leggermente antecedente, ma quello di De Finetti è impressionante perché è scritto in modo moderno. Cioè, se uno legge l'articolo del 31, sembra di leggere un articolo degli anni 50. Mentre quello di Frisch richiede traduzione, cioè richiede chiosa. La quantificazione che è sostanzialmente, diciamo, in termini di probabilità, un po' il teorema di quello che citavi, di Nagumo con Nogoro. Sì, beh, questo l'ho indicato qua, ovviamente non l'ho menzionato. Sì, sì, va bene, comunque. Certo. Beh, ma verosimilmente quando diceva che von Neumann ha fatto in una mattina, magari aveva un po' dietro queste cose, credo le conoscesse. Quindi. Però vabbè, queste sono speculazioni. Sì, non lo so. Ma sicuramente le conosceva. Però una segnalazione, ecco, che... Okay. No, ti ringrazio. Tutto bene tu? Sì, 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 sì. Bene. Sì. Non so se ci sono altre domande. Nel caso comunque appunto i lucidi sono, poi vanno molto oltre, quindi poi uno può guardare i lucidi e trovare. Nessun'altra domanda? Allora, se non ci sono più domande, io ringrazio ancora il professor Marinacci. Professore, vediamo un fantastico dipinto, non la vediamo, ma mi sembra che sia ancora connessa. Eccola! Riappaio.
Ok, ringrazio ancora Sofia, i ragazzi del Filosofico, e anche la Matematica Pavese, che ha collaborato, tra l'altro non avevo detto prima, nell'organizzazione, e anche il professor Regazzini per aver partecipato a questa conferenza. Ciao Eugenio. Ciao, ciao, grazie. Grazie, no, grazie a te. Complimenti. Professore, speriamo di poterle invitare personalmente. Una cosa che stiamo un po' ribadendo, ma è sentita. Sì, spero anch'io, mi piacerebbe molto. Va bene. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. E buona serata. Buona serata. Buonasera. Arrivederci a tutti. Grazie, buonasera. Ciao Sofia, buona serata. Ciao Marta, buona serata.